Il primo trailer mai proiettato risale al 1916. La parola trailer, che in lingua inglese significa rimorchio, viene usata perché i trailer, una volta venivano proiettati dopo la fine dei film. Al momento attuale il paese con la più grande industria cinematografica è l'India. Oltre 800 film all'anno, quasi il doppio dei film prodotti a Hollywood in un anno. La scritta Hollywood è il simbolo del cinema americano da oltre 100 anni. La sua costruzione tuttavia ha poco a che fare con il cinema. In origine infatti, la scritta fu eretta per pubblicizzare la costruzione di un nuovo quartiere residenziale. Il primo cinema aprì nel 1907. Prima di allora la maggior parte dei film venivano proiettati nei teatri o ai carnevali. Con l'avvento dei cinema, i film diventarono l'attrazione principale. Il primo film a fare ricorso agli effetti speciali esce nel 1902. Si tratta di Viaggio nella Luna, di George Méliès. Il film muto, della durata di soli 15 minuti, racconta l'incontro di un gruppo di astronomi terrestri con i mostruosi seleniti. Al giorno d'oggi la maggior parte dei cinema usano videoproiettori digitali. La tecnologia è chiamata DLP, acronimo che sta per Digital Light Processing. I film, essendo in versione digitale, vengono inviati via internet o satellite. Questo ha permesso agli studi cinematografici di risparmiare un'enorme quantità di tempo e denaro, non essendo più costretti a spedire le enormi bobine dei film alle sale cinematografiche. Titanic è un film uscito nel 1997, quando le bobine erano ancora l'unico modo per proiettare un film al cinema. Con una durata di 3 ore e 15 minuti, ogni copia del film era lunga 17,7 bobine. Quasi 5 km di bobine per un singolo film. Una lunghezza davvero sorprendente, considerando che il Titanic misurava solo 269 metri di lunghezza. Diffusi soprattutto nelle Americhe, i popcorn erano lo snack più amato nelle fiere di paese. La materia prima si conservava a lungo e poteva essere venduta con un margine di guadagno molto alto. I proprietari di cinema, intuita la possibilità di guadagno, resero quindi il popcorn uno snack onnipresente nelle sale cinematografiche. Nel 1993, Steven Spielberg, per rendere credibili i versi dei dinosauri, coinvolse diversi animali. Il loro respiro affannoso, ad esempio, è in realtà quello di un cavallo. Il suono emesso dai velociraptori, invece, è quello di due tartarughe che si accoppiano. Il cinema italiano è attivo sin dall'epoca dei fratelli Lumiere. I primi filmati risalgono infatti al 1896. Questi brevi esperimenti incontrano subito la curiosità del ceto popolare, incoraggiando, con il tempo, le case di produzione a produrre nuove pellicole, ponendo così le prime basi per la nascita di una vera industria cinematografica.